Pillole di Non Solo Suoni. Dopo la loro apparizione come super ospiti stranieri a Sanremo pochi giorni fa, gli Spandau Ballet sono già pronti per il tour 2015 con ben 5 date in Italia. Band simbolo degli anni 80, con 25 milioni di dischi venduti nel mondo e 23 singoli in hit parade, il gruppo inglese è nato col nome ufficiale nel 1976. Se all'estero erano più noti come Spence, in Italia i fan li hanno sempre chiamati gli Spandau, preferendo la componente germanica del nome a quella francese. Sull'origine stessa del nome ci sono versioni contrastanti. Se la BBC riporta che Spandau deriva dall'omonimo quartiere pieno di graffiti di Berlino, per altri deriverebbe invece dalle prigioni di Spandau, dove vennero impiccati alcuni nazisti dopo il processo di Norimberga. In ogni caso, tra i maggiori successi della band c'è senza dubbio Through the Barricade, datato 1986. Il loro genere è quello new romantic, come quello dei Duran Duran, ma non mancano influenze funky e synth pop con tratti rock o soul, grazie all'uso del sax affidato a Steve Norman. Al grande pubblico gli Spandau si imposero con il loro primo singolo To Cut a Long Story Short, che raggiunse la top 5 del 1980 e fu seguita anche dal primo album Journeys to Glory, che ottenne il disco d'oro. Se il secondo album fu accolto con qualche critica, col terzo True la band divenne ancora più famosa. Il title track, la traccia che dava nome all'album, aveva sonorità che richiamavano il genere nero, un lungo assolo di sax, mentre il look stesso degli Spandau diventò più elegante, abbandonando il trucco e gli abiti multistrato. È nell'84 con Parade che si ha la consacrazione del gruppo, che l'anno dopo partecipa anche al Live Aid al Wembley Stadium. Ottiene anche il disco di platino per la prima raccolta di Greatest Hits, che si intitola The Singles Collection. È poi nell'86 che esce la canzone simbolo, quella che li immortala nell'immaginario anche di chi fan non era o non è, ovvero appunto Through the Barricades. Con questo brano gli Spandau abbandonano i suoni più pop e soul per lasciare maggiore spazio al rock. Il successo fu globale, sia in Gran Bretagna che in Europa, Italia compresa, fatta eccezione però per gli Stati Uniti. Gli Spandau furono anche ospiti di Sanremo, come d'altro canto anche quest'anno, e suonarono dal vivo in Italia a Catanzaro. Dopo tanto successo seguì però una pausa, durante la quale i fratelli Camp del gruppo si diedero al cinema. Poi il ritorno, un nuovo album, ma senza grande successo, e dunque lo scioglimento. Gary Camp continuò con la recitazione e la parte più importante fu nel film Guardia del Corpo con Whitney Houston e Kevin Costner. Gli altri componenti della band invece si diedero alla musica da solisti o alla TV. Poi nel 2009 la riunione e il nuovo album, Once More, seguito da quello uscito a ottobre 2014, l'antologia The Very Best of Spandau Ballet The Story, una raccolta completa di grandi successi con 3 inediti. Da marzo il tour in Italia, poi appunto il ritorno a Sanremo 30 anni dopo.